sabbia mi bruciava. Siamo di nuovo. Thank you.
tramonto. La dimora estiva di Giran, il re folle. Un baluardo dei Karja contro l'Ovest proibito. Grazie per la lezione di storia. Ma non sanno cosa si nasconde sotto. Scopriremo molte cose a noi. È quello che spero. Con questa sciocchezza della tregua non si perdona nulla. Ho visto abbiamo perso abbastanza parlare tempo con un paio di stranieri. Quando ci riprendiamo sembrava che desse loro ordini. La luce del sole mi ricorda sempre chi sono. A prescindere da cosa succede, siamo Karja e resisteremo. Pare che di notte continui a sparire gente. Disertori, secondo me. È una liberazione. È molto pallida. Sta male? Sì. È una tosta. Ma la febbre non vuole passare. Sale sempre di più. Si chiama Shiana. È mia sorella. Nessuno a tramonto la può aiutare. Siamo rifugiati. Nessuno ci considera. E c'è solo un guaritore nel territorio. È difficile. Ha un'ombra nell'anima. Ha un'ombra nell'anima. Galiv, lui è davvero in gamba, ma gli importa poco della gente. Forse il deserto l'ha cambiato un po'. Forse è sempre stato così. A ogni modo, non ci aiuterà mai. Beh, a questo penso io. Dove lo trovo? L'ultima volta stava medicando soldati all'arcoblasone. L'ennesima battaglia. Non lascerò che la luna ti prenda. Almeno se morissi di fame. Non dovrei più abbassarmi a mendicare. L'unica cosa che otterrà questo armistizio è di prolungare il nostro esilio. Ti pentirai di non esserti fermata fuori quando sarai nel vivo dell'azione. Thank you.
Ora vedremo se l'attacco alla rete dei loro focus è stato efficace. Che cosa intendi dire? Ho distrutto la rete o no? In teoria, è così. Una benedizione. Ha funzionato. Benvenuta alla cittadella, Aloy. Torno tra un istante. Nel frattempo, muoviti. L'armistizio. Gli infedeli hanno iniziato una guerra. Ora vogliono che ce ne stiamo buoni. Odio vivere nell'ombra. Oh, per favore, non dirlo a nessuno. L'ombra sorgerà. Vorrei solo che sorgesse più in fretta. Non avrei mai pensato di stare così male in un giorno così luminoso. Vedi? Hai niente da me. Vattene. Cosa vuoi? Perfetto. Ospitiamo selvaggi. Non ho nient'altro da dare. So che non dovrei dirlo. Stranieri! Se volete sapere le taglie di oggi, dirigetevi alla sala del trono. Non guadagnerete frammenti standovene qui in palazzo. Stiamo facendo questi lurida feccia mercenaria. E altro. Prenderò i frammenti, anche se dovrò stare a sentire Bahamas. Stanno bene. Per la gloria del sole rivelato. Ammirate il radiante Itamen, l'unico vero re sole. La luce nell'ombra, il cui volere è luce e la cui luce è legge. Ordino a Bahavas il lucente di parlare a mio nome. Per volere del radiante Itamen, il bagliore del sole si abbatte senza pietà sul traditore Utid. Al cacciatore che porterà la sua testa andrà la taglia di 500 frammenti. Più prigionieri che reali, non ti pare? Sono molti, e questo scatena l'ira incontenibile dai capelli. Del sole ardente. Non solo il vigliacco ha cospirato. Tu e io dobbiamo parlare, piccola cacciatrice. Ho la tenda verde di fianco ombroso. Ti aspetterò. Una volta ho da fare. È fuggito, e così facendo ha dimostrato la totale noncuranza della. Sappiamo entrambe che non sei un sicario. Utid è innocente. Allora passa. Andate da me. Allora, finché possiamo ancora salvarlo. Portate a compimento il volere del sole. Bene. L'accesso di cui ti parlavo è dietro di te. Spero tu stia scherzando. Per niente. E non dovrai preoccuparti dei geppi. Sono troppo impegnati a darsi arie per badare a te. Prima volta alla cittadella? Allora devi vedere il cerchio dall'alto. Ehi, geppi! Loro vogliono che lo vediamo. È davvero impressionante. Un assassino. Dobbiamo fidarci della sua parola. I sicari di... Qualcuno canta forse le tue gesta? Forse. E le vostre? Solo lamenti. Noi mettiamo a tacere i canti. Macchine o uomini, noi fermiamo chiunque. Ah, bello. Il fascino è per i deboli. Utid era il Kharja più devoto che conoscessi.
Io caccio con Kikuk. Parla con lui. Che speranza ha il resto di noi? Un'altra Nora fuori dalle terre sacre. Forse la tregua farà risalire il morale. L'esilio è un boccone amaro. Il sole. Nora, hai il marchio della cercatrice. È molto più complicato. Sono un'emarginata, come te. Già. Io sono Yun, e questi gli esclusi. Cacciamo chiunque, soprattutto la nostra odiata tribù. Lo terrò a mente. Perché ti hanno allontanato? Omicidio. Tu? Nascita. Per il sole, l'esilio è stato duro per gli anziani. Ho sentito che nella notte ne è mancato... Sono Shivin l'implacabile. Proteggo l'alto sacerdote. Da cosa? Da qualsiasi fastidio. Sei avvisata. Uccido un traditore. Sono Tarab il selvaggio, protettore di Bavas il lucente. Protettore o esecutore? Dipende da dove cade l'ombra, ora su di te. A quanto pare, viviamo problemi delicati ai selvaggi ora. Questi sono tempi disperati. La fame ci mantiene lucidi. La fame ci mantiene lucidi. La fame... Abbassa lo sguardo, straniera. Sono Yusis il Clemente, scudo di Bavas. Clemente? Ammazzo in fretta. Ho sentito che il vecchio Bahavas ingaggia tagliagole per estirpare nemici e traditori. Per quanto riguarda la tregua, forse abbiamo bisogno di una pausa dalla violenza. Mi scopriranno. A che senso? Sottovaluti la facilità di nascondersi in piena vista. La ringhiera è solo un piccolo salto.